Allora, davvero pochissimi minuti, se no Mannoni protesta a tutto spiano che dice che gli riduco i tempi di linea notte. C'ha anche ragione, devo dire. Quindi... Sul Baobab, io ho fatto al Baobab diverse volte servizi in altre fabbriche occupate, che sono almeno 10.000 persone che vivono in queste condizioni nella periferia di Roma, soprattutto verso Tor Sapienza, quei quartieri quindi là. E sono tantissimi italiani, sono persone che sono da generazioni in Italia, e io credo che sia una vergogna per un paese ricco che comunque l'Italia è, di non poter sistemare alcune centinaia di persone, decidere se tra quelli sono persone da mandare a casa, ma lasciarli sotto la pioggia, sotto questo non accade assolutamente. Io, guarda, no, no, è una cosa vergognosa. Dico, in Germania non esiste. In un paese civile questo non esiste. Maurizio Belpietro. Non esiste. Io credo che in un paese civile gli edifici occupati vadano sgomberati. Nessuno si deve permettere di occupare un edificio che non sia suo. Non soltanto questo, credo. Credo anche un'altra cosa, e cioè che sia facile venire qui in Italia a dare lezioni agli italiani quando ci sono, oh, Madonna, ci sono paesi, facile sparare, per favore, Gumpel, ma non venire a darci la lezione, ma non raccontare voi, per fermare i migranti avete costretto l'Europa a pagare 6 miliardi Maurizio, ridatemi l'audio di Maurizio, per cortesia. Non accetterò mai che un giornalista tedesco venga qui a impedire a me, su una televisione del servizio pubblico, di parlare. Bene, grazie. Non lo consentirò questa è l'ultima volta che verrà nella nostra trasmissione. Maurizio, è finita la trasmissione. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo martedì prossimo alle 21:15 su Rai 3.